Tre giorni di festa regionale a Casamicciola Terme per l'UDC che da domani e fino a domenica approfondirà le ragioni dell'accordo con il centro-sinistra che nei mesi scorsi hanno visto l'Unione di Centro appoggiare le elezioni di De Luca, governatore che prenderà parte alla tavola rotonda di domani sera. Per sabato poi spazio ai capigruppo della maggioranza regionale a seguire ad una conversazione tra Giuseppe De Mita, commissario regionale UDC e vice segretario nazionale, e Matteo Orfini, presidente nazionale del PD. Per domenica poi una tavola rotonda dal titolo Popolari ci siete con Lorenzo Cesa, Lorenzo Dell'Ai, Gaetano Quagliariello e Ciriaco De Mita. Un appuntamento importante anche per ribadire la strada che sarà intrapresa l'anno prossimo dall'UDC per le elezioni comunali, ad iniziare dal capoluogo salernitano per il segretario provinciale Cobellis. La strada è sempre quella del centro-sinistra. Il nostro percorso è quello, lo abbiamo inaugurato già da tempo con le comunali precedenti, con le provinciali, con le regionali, e lo continuiamo. Certo, poi ci sono delle situazioni specifiche, insomma, che possono trovare anche sbocchi diversi, ma sono questioni simili. Il progetto politico è assolutamente quello che abbiamo, a cui abbiamo fatto riferimento. Per Cobellis poi vanno favorite le aggregazioni o comunque le alleanze, da chiarire quella con l'NCD, mentre c'è apertura sulla proposta avanzata questa mattina dal quotidiano La Città del coordinatore provinciale di Scelta Civica d'Avenia per una lista unica alle comunali di Salerno tra l'ex partito di Monti, NCD e UDC. Beh, è una domanda da $1 milione. Ciò che da noi dipende da NCD. Noi abbiamo fatto un congresso nel quale ci siamo fortemente divisi su questa prospettiva. La parte che ha prevalso, quella che ha vinto, alla quale noi facevamo riferimento, che è espresso il segretario Cesa, aveva come obiettivo prioritario quello di costruire un'intesa con NCD. Purtroppo, come spesso accade nella politica italiana, i piccoli egoismi personali riescono a bloccare anche dei progetti politici di grande respiro come questo. E questo è stato fino ad ora. E speriamo di poter dare una sterzata. Credo che la legge elettorale peraltro lo imponga, se riusciamo a capire tutto questo bene, altrimenti bisognerà trovare delle strade alternative. Questa mattina il coordinatore provinciale di Scelta Civica d'Avenia ha proposto un patto con l'UDC e con l'NCD per Salerno. Potrebbe essere una cosa sulla quale si può ragionare, però nell'ottica di quello che stavo dicendo io un attimo fa, D'Avenia è una persona intelligente, politicamente accorta, capisce che la prospettiva non è quella di correre da soli, non è quella di isolarsi, ma è quella invece di creare aggregazione, quindi è una proposta la sua, e credo che almeno per quanto ci riguarda possa trovare accoglimento.